Un giorno ho visto che aveva qualche lacrima. Dissi: Nino, che c'è? E disse: mi sono ricordato dei versi del Paradiso, che dice che uno più si evolve, più deve camminare sul filo del rasoio. Sera, quando mio amico Jean mi invitò fuori a cena, disse: vieni che c'è mio zio. Ah, dico, ma chi è tuo zio? Non l'ho mai conosciuto. È il musicista Nino Rota, non me l'aveva mai detto prima. E quindi rimasi molto stupito di questa sua parentela e corsi naturalmente a questa cena, e mi colpì molto di Nino Rota la sua curiosità. Questo musicista così affermato, aveva appena vinto anche l'Oscar per la colonna sonora, che era capace di ascoltare dei ragazzi studenti semplici, come tanti ne aveva incontrato. Questa sua attenzione e sensibilità mi colpì molto. Mi ricordo che in anni successivi andammo anche a Venezia, perché c'erano i due tinti,
mia madre ci portava un po' ovunque e sempre incontravamo Prudenzina. Prudenzina veniva per fare compagnia allo zio Nino. È morta quest'anno, cioè nel 2009, all'età di 103 anni. Prudenzina veniva a sua volta con una dama di compagnia. Ecco, la dama di compagnia della dama di compagnia. Mi ricordo di averla incontrata anche nel 77 a Spoleto, quando Edoardo De Filippo e lo zio Nino misero in scena Napoli Milionaria, che inaugurò il festival con successo di pubblico e insuccesso di critica. Questo è un po' il motivo dominante della carriera dello zio Nino negli anni 50, 60, 70, 80. Successo di pubblico, insuccesso di critica. Quasi la musica dovesse rispondere ai medesimi criteri di una pittura informale. Nino Rota informale non era e non lo volle diventare neppure nei suoni. Allora, caro Johnny, una vita col maestro, una vita travagliata, una vita fatta di amore e odio. No, aspetta. Da parte mia, amore totale. Da parte sua, parziale. Mi spiego bene. Il maestro, questo è importante saperlo, qualche volta rinviene di convivenza, non sempre, perché era una persona riservata, una persona... non amava parlare bene di sé. Mi ha detto che per lui, per esempio, avere un dono dalla natura, un talento, un bernoccolo, significava da parte del beneficiario di osservare un impegno di gratitudine verso la natura. Lui, per esempio, diceva, io ho avuto il genere, onorarlo, ecco. Onorarlo. Lui mi disse una volta, lo sai che se io sto un giorno senza comporre mi sento in peccato, mi sento in peccato verso Dio, verso la natura, perché non ho fatto questo lavoro. E quindi io praticamente ero un traditore, perché lui mi aveva riconosciuto meriti di compositore e diceva eccezionale. Non ci dimentichiamo, negli anni 60 o appartenevi alla scuola di Darmstadt, quindi dodecafonia a tonalità completa, oppure eri un deficiente, oppure eri un poveraccio. Il maestro aveva la forza, una forza terribile di resistere al mondo, continuando a scrivere così come piaceva a lui. Io questa forza morale non me la sentivo, quindi dicevo, che devo fare? O compongo un pezzo come Chopin, mi diranno che sono un fallito. Comporre come lo non sono capace, non ho studiato così e quindi ho rifiutato. Il maestro aveva sette, forse più vite. Ognuna di queste era chiusa per conto suo e lui ammetteva in una di queste vite solo che lui... Io, per esempio, ero il suo consulente privilegiato per la musica classica. Lui, amicissimo di Fellini, amicissimo mio,
non ha mai pensato di mettermi in contatto, non mi ha mai presentato a Fellini, non ha mai, qualche volta mi ha parlato di Fellini. Dopo che è morto il maestro si sono scoperte tante cose, cose, cioè, come dire, hobby che io non conoscevo neanche, l'astronomia, l'astrofisica, qualcuno ha parlato di esoterismo, non lo so, ognuno sapeva una cosa. Mi sono trovato spaesato, pensavo di conoscere il maestro una vita, invece conoscevo solo un lato del suo carattere. Beh, d'altra parte, basti avanza, perché quel lato ha riempito il mondo, era la cosa più importante, quella a cui lui più teneva, cioè la sua produzione classica. Tu ti ricordi, tu la sai, la... è la sinfonia sopra una canzone d'amore, no? Una sera eravamo lì, una notte, e il maestro mi dice, sai, sono 30 anni che ho qui una sinfonia, ce l'ho tutta qua, non l'ho mai scritta. E c'è uno solo che l'ha sentita, Francesco Siciliani, il quale dice che mi invoglia a scriverla. E me la fa sentire, questa qua, tutta. Dopodiché io dico, se lei non scrive questa sinfonia, io me ne vado, non vengo più qua, lei la deve fare. No, ma quali erano i suoi dubbi? Ecco, quei dubbi collegati a quel momento drammatico. La cultura in Italia doveva essere quella che si adattava alla scuola di Darmstadt. Questa una musica così post-romantica, come faccio a farla? Tant'è vero che il maestro a volte era costretto anche a nascondersi dietro qualche espediente, per esempio il titolo, Sinfonia sopra una canzone d'amore, il che giustificava. Tra l'altro lui mi dice, in effetti poi alcuni brani di questa sinfonia, io li ho già usati, e mi fa sentire uno. Questa era la scena d'amore del Gatto Pardo, naturalmente fatto col pianoforte, magari non si riconosce, quindi aveva già usato questa quasi tutta, pure il quarto tempo. Anche questa l'ho usata nel Gatto Pardo, io strano, un film che non ho mai visto, non mi è mai capitato, non sono mai riuscito a vederla. Credo fosse la scena della battaglia. Quando lui fu convinto da Coppola a fare quel meraviglioso film, Il Padrino, non avrebbe mai voluto farlo, però si rese conto che Coppola voleva un lavoro fatto per bene, perché lui voleva un lavoro importante, cosa che lui fece. Poi mi confessava che ci sono ore di poemi sinfonici, di musica in quel Padrino, che si ricorda la gente solamente... questa stupida canzonetta, la cosa che oltretutto dice, io non l'avevo messa nel film, fu messa all'ultimo momento, perché la scena della Sicilia originariamente era senza musica, Coppola l'aveva voluta senza musica, proprio per distaccarla, per dire... Poi invece quando hanno fatto il montaggio del film, l'hanno visionato, Coppola dice no, ma qui ci vuole una musichetta, una cosa, così, colà, no, ma andiamolo, dopo 3 ore di musica, ma no, una canzoncina, palla qui, seduta stabile, lo zionino non c'aveva voglia. Allora
mi venne in mente che 40 anni prima, 30 anni prima, aveva fatto un film che pare non avesse avuto fortuna, che si chiamava Fortunella, si chiamava Fortunella, in cui c'era questo motivetto. Allora, dimenticato da dire dagli uomini, per questo motivo lo ficcò nel film. Il film diventa candidato all'Oscar, non so quante nomination, 8, 10, 12, 15, 20, tra cui la musica. Nino Rota lancia la nomination per l'Oscar, lei, prima musicista italiano, che meraviglia. Sa che succede? Che un paio di giorni prima qualche bellimbusto si piglia la briga di informare la commissione che nel Padrino c'è una musica che era stata precedentemente usata, quindi contrario ai regolamenti. A Nino Rota all'ultimo momento viene cancellata la nomination e lui non prende l'Oscar. Poi dopo in America hanno fatto ampia ammenda, gliel'hanno dato col Padrino secondo, che se lo meritava pure. Ma ecco, vedi, cosa, qualche volta si incorre in queste stupidità dei regolamenti. Cioè, il Padrino aveva 3 ore di musica sinfonica di grande levatura. Solo per questo motivetto è giunto e cancellato dalla... Vabbè, il maestro ci rimase molto male. Ho incontrato Nino Rota sul set del Viaggio di Gigi Mastorna, questo film che Fellini doveva realizzare e che non ha mai girato per una serie di circostanze complicatissime e misteriosissime. Ma di questi incontri con Fellini durante la preparazione del film, che è durata moltissimi mesi, io ho avuto la grande gioia di incontrare Nino. Siamo diventati subito amici, perché questi incontri con Federico erano animatissimi e ci vedevamo ogni giorno alla Cinecittà e anche in giro per l'Italia, dove andavamo a fare dei sopralluoghi, e la presenza di Nino era costante, discreta, sempre intelligente, sempre con la riflessione giusta. Mi è piaciuto molto, la nostra amicizia è stata immediata e bellissima. Purtroppo poi ci siamo un po' persi di vista e un brutto giorno ho saputo che Nino ci aveva lasciati, e allora ho avuto subito voglia di rendergli omaggio, di mettere in scena una delle sue opere. Avevamo tante volte parlato di teatro e sapevo che Nino amava molto il teatro, e quindi mi è sembrato opportuno trovare l'occasione per rendergli appunto omaggio con la rappresentazione del Cappello di Paglia di Firenze, che è a mio parere un vero capolavoro e dove c'è veramente tutto il mondo di Nino Rota, un mondo fatto di ironia, di erudizione, di continue citazioni che però non sono mai vere citazioni perché
In filigrana uno pensa a Rossini o a Puccini o a tanti altri compositori, e poi invece è semplicemente Nino Rota. Persona che si sono innamorati subito l'una dell'altro e viceversa. Se non ci fosse stata la Puglia, probabilmente Nino Rota sarebbe stato risucchiato da Roma, dal telefono, dalla burocrazia e dagli impegni che non possono costituire più del 50% della nostra vita. Monopoli deve dire il suo grande grazie al maestro Nino Rota, perché ha portato qui in una città di provincia, 40 km da Bari, un conservatorio di musica. Infatti risale al marzo del 1971 la richiesta inoltrata dal maestro Rota al Ministero della Pubblica Istruzione perché istituisse in Monopoli un conservatorio di musica. Questo è un pezzo che ogni volta che lo suono ho un'emozione meravigliosa, perché avevo 13 anni, facevo la seconda media al Conservatorio di Bari e continuamente il maestro Rota entrava in classe. In quel periodo aveva composto 5 pezzettini e cercava 5 flautisti, ognuno che suonasse uno di questi pezzi. E siccome da piccolino ero un po' cicciottello anche oggi, mi vide in una certa maniera un po' rotondetto e volle che eseguissi per la prima volta questo pezzo, La Chioccia. Quindi suonare ogni volta questo pezzo mi ricorda sempre questa vicinanza spirituale di questo grande artista a noi piccolini, insomma, quindi è una grande gioia.
Frequentavamo questa scuola qua, e lui ci curava tutti perché eravamo 25, 26, tutta la classe, diciamo la prima classe della prima A della scuola media quando fu proprio annessa al conservatorio Piccinni. I rapporti che ci stavano, diciamo che eravamo tutti figli del maestro, possiamo dire, perché essendo 26 persone ci conosceva tutti. C'era l'avviamento, diciamo la scuola superiore dei poveri, e c'era la scuola media che frequentavano tutti, il figlio del dottore e del ragioniere. Poi avvenne la scuola media unificata, una bellissima cosa, però la disparità fra, non so, un figlio di un avvocato o di un dottore, con me personalmente figlio di un ebanista, cioè i soldi mancavano. Naturalmente ci volevano gli strumenti, l'insegnante richiedeva lo strumento, papà almeno non c'aveva quella disponibilità, e il maestro, un'invenzione sua, di questo sono convinto, inventava delle borse di studio, però vi posso garantire che erano soldi suoi. Allora, vedendo le condizioni, se il ragazzo prometteva, quanto costava non so lo strumento, 400.000 lire, allora bastavano per qualsiasi strumento perché erano soldi. Lui inventava fra difficoltà finanziarie della famiglia, ci sono in palio quest'anno 10 borse di studio di 200.000 lire e venivano dati a questi ragazzi che non potevano comprare lo strumento più o meno professionale, buono, e risultava la borsa di studio, invece li aveva messo lui quei soldi là, non è vero che li aveva messo lo Stato oppure dei suoi funzionamenti come ci stanno adesso, cioè ci ha aiutati a tutti. E quando abbiamo fatto, c'erano tre nomi da dare al nostro conservatorio, Insangue, Fiume, Opere, che Insangue e Fiume sono musicisti di Monopoli, quindi ci sono state delle pressioni enormi, però il consiglio ha deciso all'unanimità voto, senza nessuno, nonostante le pressioni. Un sospetto repente si desta in me, mi tormenta, mi tien, mi tortura, è un'idea che così di soppiatto entrò, ma nel cor oramai s'annidò. Il maestro seguiva tutte le nostre evoluzioni e entrava in classe nei momenti meno aspettati e seguiva le nostre lezioni. In una di queste lezioni io stavo suonando il primo movimento del concerto di Handel in sol minore, originario per oboe. Lui ascoltò tutta l'esecuzione del primo movimento e poi mi chiese: «Senti Cellaro, per caso hai la parte di pianoforte?» Disse: «Maestro, no, non ce l'ho». Lui disse: «Non fa niente, ricomincia da capo». Io ricominciai a suonare e mi sentii accompagnare. Il maestro Rota, senza la parte, mi accompagnò alla maniera di Handel. Cioè lui, in un solo ascolto, aveva immagazzinato tutto quello che era la parte e l'aveva suonato sul momento, creandolo sul momento. Lui creava musica in continuazione, anche quando dirigeva le sue prime. Ricordo che veniva in orchestra e cominciava a provare, a un certo momento vedevi che si assentava e dopo un po' diceva: «Sentite, oggi pomeriggio vi porterò delle pecette». Le pecette erano dei pentagrammi già preparati e scritti, che erano dei cambiamenti che lui apportava mentre dirigeva ai suoi stessi pezzi. Quindi in quel momento magari lui stava dirigendo il suo pezzo che aveva scritto benissimo, ma contemporaneamente mentre lo dirigeva lo correggeva, no, anzi, sbaglio, correggeva, lo migliorava, continuava a comporre. E quindi nel pomeriggio lo stesso pezzo diventava ancora più bello. Impazzisco, non hai fame, con la vita, paverai, io lo sei.
quando si ascolta la musica di Nino Rota si ha come una rivelazione, si entra in contatto con una dimensione che, per quanto sia una dimensione che abbia a che fare profondamente con la musica e quindi anche con questo mistero che è la musica, è una dimensione che ha anche a che fare con quello che è stato definito l'invisibile, l'arcano, il magico. Provinciale 231 non esiste. Noi siamo sulla provinciale 231 ma non esiste. Siamo a 8, 10. Questa è Andria che si vede di fronte. Devi prendere la 170. C'era un'indicazione Castel del Monte, però non vorrei che fosse una di queste stradine qua che poi ci fa arrivare la 170, però. Silenzio, non te lo impone, ma ti invita, ti metti in una situazione, in una condizione per cui devi ascoltare. A parte che mi piacciono molto tutte le sue composizioni, compresi il concerto suore per pianoforte e orchestra, le sinfonie, ma ho un ricordo particolare del tema di Amarcord, perché molti sanno che Fellini non ascoltava musica se non sul lavoro, non poteva ascoltare musica perché era troppo fragile, un accordo di mi minore già lo faceva piangere di emozione. Però stavamo lavorando e quindi suonavamo, e quando lavoravamo approfittavamo per risuonare le canzoni che ci piacevano, che piacevano a lui, da Coimbra a Bajur, aveva un repertorio limitatissimo di cose che gli piacevano. A un certo punto io parlando gli parlai di quanto era strepitosa la sequenza armonica della strofa di Amarcord. E lui disse, sì, come fa? E l'accennai al pianoforte, pianissimo, con tutti i cromatismi discendenti. E poi presa la passione e la suonai, ma così, due note alla volta, pianissimo. E quando mi sono girato ho visto che lui aveva gli occhi lucidi, che se li asciugava, e quindi ci siamo salutati così, con un po' di imbarazzo. Ho capito che era sceso uno spirito potentissimo, ineguagliabile, che era proprio lo spirito di Nino Rota. La prima occasione di incontro fu il maestro Zidakis. Io ero in Grecia e il maestro Manos Zidakis mi chiese: tu vai a Roma, sì, potresti portare un mio regalo a Nino? Erano delle bottiglie di vino. Dici, come no? Sono onoratissimo di questo. Portai le bottiglie a Roma e poi mi misi in contatto col maestro Nino Rota. O meglio,
provai a mettermi in contatto col maestro Nino Rota, cosa tutt'altro che semplice, nel senso che il telefono squillava ma lui non rispondeva. Poi una volta ho lasciato squillare il telefono a lungo e a un certo punto lui ha risposto, gentilissimo, e dopo ho capito, frequentando la sua casa, che lui rispondeva al 20°, al 25° squillo e riusciva a continuare a lavorare, a chiacchierare mentre il telefono squillava. Io ero lì a casa sua, lo vedevo sereno e tranquillo, sentivo questo telefono che squillava, mi veniva voglia di rispondere. Comunque abbiamo preso questo appuntamento e l'abbiamo preso una 15ina di volte, perché c'era sempre, non so, mi telefonava mezz'ora prima dell'appuntamento, mi diceva, ah, io sto a Novara, ci dovevamo vedere ma sono qui, e cominciava a parlare. Però data la comunicazione poi non è che chiudeva e cominciava a parlare di musica. Insomma ci è voluto molto per combinare un appuntamento, finché poi mi ha ricevuto a casa sua. Però siccome non ricordava bene, secondo me, per quale motivo io lo importunassi, si era dimenticato la storia delle bottiglie del vino, anziché farmi salire è sceso col cappotto e ha cominciato a camminare. Camminavamo insieme, a un certo punto abbiamo guardato e mi ha detto, ma dove stiamo andando? Maestro, se non lo sa lei, io dovrei consegnarle due bottiglie di vino da parte di Azitax. Oh, mano, sa, grazie, grazie. E allora saliamo a casa, perché stiamo qui fuori? E siamo saliti a casa. Lì, così, era un primo incontro. Lui era il maestro Rota. E ho cominciato a conversare, a parlare. Parlare di musica, a parlare di come si usa il clarinetto basso, a parlare dell'avanguardia. Manos Azidakis era una sorta, musicalmente, di Rota greco, per dire chi è Manos Azidakis. Alle 4? Dormire. Hai da studiare? Cosa studiavi? Allora, Olga, mi fai sentire un po' l'inizio del primo movimento? Conosci la storia di questa prima parte, come ha composto Nino Rota? Ecco, lui ha scritto questo
pensando a una storia, del, un po' il vieco contrabbassista che accorda il suo strumento e improvvisamente fa un sogno, il sogno che arriva a Paganini e gli dice: ma caro, il mio concerto numero uno io non l'ho scritto per violino ma l'ho scritto per contrabbasso e vorrei che tu lo suonassi. Ah, il contrabbassista che accorda... Si entusiasma questo e a poco nasce il tema, come vedi. Ecco che arriva il Paganini. Rota aveva questa caratteristica, era l'unico direttore del Conservatorio Italiano che si poteva permettere di chiamare i professori a suo piacimento. Comprendi? Quindi aveva chiamato me perché piaceva che io, voleva che io insegnassi contrabbasso, allora non avevo ancora insegnato ed è stato il mio mecenate, il mio sponsor praticamente. Facendo lezione, come oggi facciamo lezione, il suo studio, il suo ufficio, anche il suo, la sua camera da letto era sotto la mia aula e lui sentiva sempre i miei studenti che facevano tutte delle scale. E lui un giorno viene da me e mi dice: Franco, ho messo in musica tutta la tua tecnica e i tuoi esercizi. Ecco, così potremo finalmente, potrò ascoltare con delizia un poco di musica. Ha pensato lui a dei bambini, piccoli bambini, che escono dalla scuola después le lezioni, non che entrano nella scuola. Molti contrabbassisti a volte suonano con i bambini che entrano a scuola molto seri. Ma i bambini quando escono invece... Allora, proviamo. Me ne fa maggiore? Sì, sì, sì. E me cose tu lo fa. Mi puoi fare la noce di questa parte, la noce? Bravo, fuochi d'artificio, le feu artificiel, le feu, panabam! Io penso che questo concerto è il concerto più importante degli ultimi tempi per contrabbasso, scritto da un grandissimo musicista
perché Rota non ha composto, conosciuto la musica per film, tutte Rota, ah sì, Fellini eccetera, ha composto concerti bellissimi, il concerto su Arre per pianoforte è uno dei concerti più belli che possa esistere, per violoncello, musica da camera, tantissima, e ci ha regalato questo concerto che insomma, è un concerto che ha avuto grande successo, musica meravigliosa, sono pochi poi nella nostra letteratura i concerti, ma Nino Rota devo ringraziarlo perché ha pensato a noi, mi ha fatto un grandissimo regalo. Qui abbiamo lavorato questo concerto, prima di fare il concerto qui fuori, e abbiamo anche fatto le ultime variazioni, correzioni. Era un pianista eccezionale, era un uomo di una generosità incredibile, che lui ha aiutato anche molti giovani contrabbassisti a studiare. Bene, è stato molto bello. Quando si incontrarono con Fellini ai tempi dello Sceicco Bianco, fuori dalla Lux, come scrisse Fellini nel necrologio intitolato L'amico magico, si incontrarono e Fellini aveva deciso di fare il cinema, ma non aveva ancora fatto un film. Quindi decise di fare questo cinema e incontrò lo zio Nino, che vedeva passare per Cinecittà. Fellini scrive: cercando di aprire porte che non esistevano e uscendo addirittura dalle finestre, e cominciarono a parlare, a chiacchierare, a mettere delle parole una dietro l'altra, e finché alla fine di Via Po Fellini gli disse: ma tu dove devi andare? Lui dice: no, ma io devo andare alla Lux. Come c'era anche quella bella scena di un filmato della televisione tedesca che gli dà un operatore, gli dà una sigaretta e lui la accetta e poi la mette lì e questo gli vuole accendere, dice: no, ma io non fumo, come dire, la tengo per ricordo. Ecco, queste cose un po' buffe, innocenti, che però senza però niente. Nino Rota è un dato stabile dell'italianità, svolge una funzione non dissimile da quella di Giuseppe Verdi e da quella di Garibaldi, da parte dei grandi miti italici. Gli italiani non sanno sempre chi è Nino Rota, ma contengono nel fondo all'anima un pezzo di Nino Rota quasi tutti. Roberto, siamo le persone che hanno... Sì. Volevamo chiedere, siamo qui con il Tamil Master, il gruppo elettrogeno. Io adesso sto provando a farlo partire, no? Faccio così. Ma si spegne continuamente. Lei cosa ci consiglia di fare? La levetta dell'aria, che è dietro, sarebbe, diciamo, aspetti che provo a salire, eh?